Assessore Pierpaolo Nanni, qualche giorno fa Gabriella Palladino le ha fatto un appello pubblico per quanto riguarda la condizione delle stazioni che non sono a misura di disabile, diciamo così. Lei ha preso a cuore la situazione, ha telefonato anche a casa per comunicarle che cosa, finalmente una buona notizia. Sì, che RFI ha accolto la nostra istanza e ha quindi, entro la fine dell'anno, sistemerà sia nella stazione di Isernia che di Campobasso. La stanza blu sarebbe quella stanza che permette, è detta tecnicamente stanza blu, ma di fatto è un'ipotesi per la quale chi ha una disabilità motoria può chiamare, diciamo, la stazione e arriva un servizio apposito per poter, diciamo, permettere di salire e di scendere dal treno. In quali stazioni sarà prevista? Sia quella di Isernia che quella di Campobasso. È una buona notizia che ovviamente supera abbondantemente la passerella che era all'interno della stazione, che tra l'altro non permetteva poi granché, perché anche chi ha una mobilità seria non è che riusciva a farcela passare, aveva sempre bisogno, come si dice, di assistenza. È un sistema migliore, a dire il vero è stata la stessa Gabriele, la mamma, a, diciamo, guidarci su questo percorso, perché ci hanno consigliato di chiedere questo tipo di intervento, che attualmente funziona a Termoli e che funziona abbastanza bene. Quindi noi abbiamo chiesto soltanto di estendere quel servizio a Campobasso e a Isernia proprio sulla richiesta specifica. È ovvio che è un intervento che riguarda il caso specifico, ma riguarda tutti i casi che, diciamo, oggi possono usufruire di questo, diciamo, che hanno questo handicap, che possono usufruire di questo servizio. Quindi diciamo, l'intervento di Gabriella è stato utile per poter ampliare il quadro e, tra parentesi, ci ha anche educato rispetto ad un tipo di percorso che io non conoscevo. Ecco, infatti ringraziamo Gabriella che ha parlato a nome e per conto di altre persone che hanno il suo problema. Lei comunque ha denunciato anche altri disagi, sia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sia per quanto riguarda i negozi. Come possiamo muoverci in questa circostanza? Facendo quello che abbiamo fatto adesso, sinergia con molta attenzione, cercando di individuare i soggetti che possono fare gli interventi e facendo in modo che ci sia la sensibilità giusta, perché in una qualunque realtà si possa vivere in un modo civile anche in una situazione di difficoltà fisica.